Tutto pronto per l'inizio di Krasnodar Barcellona. Vedremo chi andrà in finale insieme al Genk, che ha battuto 5-0 il Lugano. E chi si giocherà invece la cosiddetta finalina, terzo quarto posto, contro il Lugano. Allora, tutto pronto, il primo pallone in favore del Krasnodar. Con Kuznetsov. Buono il recupero palla ancora da parte di Farremiro. Poi il tentativo col sinistro è di Nasraki. Si salva Lysenko, uno dei migliori portieri di questo torneo, Alexander Lysenko. Dall'altra parte c'è Jordi Saucedo. Tocco è corto per Oscar Torrejas. In avanti ancora per Nasraki. Ancora lui, il tocco è per Farremiro. Perde il contatto visivo con il pallone. Allora il numero 10, capitano Xavi Castellanos. Ancora Torrejas. Largo a destra, può farsi vedere il Barcellona con Nasraki, che riesce a servire nuovamente Joel Escaler. Dentro ancora per il colpo di testa, il gol del vantaggio che arriva dopo 1 minuto e 6 secondi. Grazie a Landry Sefas Farré Miró, 1-0 Barça. Attacco imperioso di testa di Farremiro, nulla da fare per Lysenko. Tutto salita questo match per il Krasnodar. Oscar Torrejas, largo per tentativo da parte di Escaler, poi attenzione Nasraki dietro per numero 10, il capitano del Barça, Xavi Castellanos, che non riesce a calciare in porta. Poi Kuznetsov viene fermato, ha un'altra chance Golubkov. Ancora Kuznetsov, potrebbe calciare da lì, viene fermato dal solito Farremiro, che poi calcia avanti cercando Nasraki, ma il pallone è uscito nella sua traiettoria. E allora Melnikov, questo calcio per questo rimessa laterale. Palla a cercare Kuznetsov, chiude molto bene Oscar Torrejas, che ricomincia da Jordi Saucedo. Nasraki. Castellanos, attenzione Nasraki davanti al portiere con il pallonetto, il gol del 2-0, è un gol bellissimo di Nasraki, davvero straordinario, numero 7 del Barça. Guardate, questa è l'occasione di prima.
2-0 Barcellona con Nasrachi. Castellanos per il numero 4 Saez. Ancora Castellanos, potrebbe calciare da lì con il destro, e al quarto minuto è 3-0 Barcellona con il numero 10, il capitano Xavi Castellanos. Barcellona che ha messo già un piede in finale questi primi 4 minuti, ma il gol di Nasrachi è pazzesco, avrebbe visto e rivisto. Ora Lysenko che nulla ha potuto sui tre gol del Barça. Saez per Torrellas. Ora Castellanos. Saez fermato, prova ad andare il Krasnodar, ma c'è Torrellas in vantaggio. E allora rinvio per Saucedo. Fa vedere Nasrachi, eccolo servito. L'appoggio per Castellanos, rivoleva palla Nasrachi in profondità. Non lo serve Castellanos, fa possesso il Barça. Sueto tiki-taka. Cominciano fin da bambini, poi ancora Skoda Sunjer che serve largo. Escaler Saez allarga per Castellanos. Sunjer dentro per Nasrachi e doppietta, ed è 4-0 al sesto minuto. Nasrachi non sbaglia mai. Meno bello del primo gol, ma altrettanto bello con l'assist perfetto da parte del numero 11 David Skoda Sunjer. E Nasrachi non sbaglia. 4-0 Barça al sesto minuto, tutto troppo facile per i ragazzi allenati da Daniel Jorjas Peñas. Ora Patrick Kluivert, anzi Shane Patrick Kluivert, uno dei figli di Patrick Kluivert. Un po' di cambi per il Barça. Prova il Krasnodar con il pallone per Tiltin, prova a calciare lui, anzi lascia direttamente l'incombenza a Guliaev. Barcellona che non ha ancora subito gol in questo torneo. Ora prova ad andare Geoffrey Torrens. Pallone che esce in rimessa laterale in favore del Barça. Conduce 4-0 all'ottavo minuto del primo tempo. Kluivert, ancora Torrens. Saez allarga per Giordana. Fermato molto bene in rimessa laterale da Kuzmenko. Ora Saez, buono il tocco per Torrens, poi Saez verso Bernal che non controlla. Kuzmenko viene fermato, Bernal subisce il ritorno di Kuzmenko, regolare Tiltin, ottima la chiusura parte del numero 3 Torrellas, poi
Guliaev, chiude Saez, Giordana, Bernal pensa al tiro, lo fa col sinistro, pallone a lato. Lysenko, Guliaev va in avanti a cercare il movimento di Karev, ma c'è Saucedo che serve Torreyas. Ora ferma ottimamente il pallone Torrens, poi Bernal per Kluivert, allarga a sua volta per Giordana, da lì potrebbe anche calciare Giordana con il destro, pallone fuori, ma c'è una deviazione, sarà corner per il Barça. E il gol che arriva con il numero 3, Torreyas, il 5-0 al decimo minuto con Torreyas direttamente sugli sviluppi del corner. Barça. Ancora si impegna qui Geoffrey Torrens. Ancora Torrens, scavalca Guliaev. Poi Bernal non controlla, allora prova ad andare Vikarev. Bernal alza il piede, gioco pericoloso. Il numero 6 su Golubkov. Calciare in porta Golubkov col suo sinistro. Giocatore presente anche l'anno scorso nel Venice Champion Trophy. Appunto si giocava a Kaorle in provincia di Venezia. Vago Lupkov, pallone lontano dai pali di Jordi Saucedo. Torrens ancora per Jordi Saucedo, Ava Roma, ed è il movimento di Bernal, di testa ci arriva Kondrashenko, ma arriva il duplice fischio dell'arbitro e quindi 5-0 primo tempo in favore del Barcellona. A tra poco.
Bernal. Ancora Barça con questo tentativo da parte del numero 11, Skoda. Poi Kuznetsov la butta avanti, dove è entrato Max Bonfil. Bernal, Castellanos con un numero, ancora per Bernal, gran palla. Bernal va col sinistro, fermato. Adesso Miro. Pallone avanti per Nazaraki, che non lo controlla. Esce bene Golubkov, subisce anche il fallo di Bernal. Tocco da parte di Skoda con la rimessa laterale in favore del Barça. Nazaraki, Castellanos, Kuznetsov con il tacco. Cerca di andare da Kuzmenko, fermato da Farré Miro. Poi Skoda perde il pallone, lo riconquista Kuzmenko. Ancora Kuzmenko, potrebbe calciare. Arriva il fallo su di lui da parte del numero 2, Joel Escaler. Tentativo dalla distanza è di Kondrashenko. Finisce fuori. Escaler. Dietro per Bonfil. Che va direttamente a rinvio verso Nazaraki. Controllo di Nazaraki, poi Bordashenko gliela porta via. Va a pressarlo Nazaraki e alla fine riconquista il pallone il Barça. Bernal, Bonfil, suo rinvio. Scalera cerca Nazaraki, si complica la vita qui Guliev, che però quantomeno evita il 6-0 del Barça mettendo il pallone in calcio d'angolo. Tentativo di Nazaraki e arriva, eccolo il 6-0 con la tripletta di Nazaraki, la sua bella girata. Ancora un gol davvero di pregevole fattura da parte di Nazaraki, ecco qui la girata, nulla da fare per Lysenko. E 6-0 per il Barça. Krasnodar che ci prova in qualche modo con questo tentativo
da parte di Golubkov. Nazaraki viene fermato, Bordashenko, attenzione, può calciare dalla distanza. Bonfi la tiene lì. Castellanos, Bernal, allarga molto bene sulla sinistra dove c'è Escoda. Poi il tentativo al centro e calcio di rigore in favore del Barça, dato giù Bernal. Era proprio Bernal ad andare a calciare. La Bernal e 7-0 Barça al 19° su rigore Bernal. Finale dunque tra poco, Barcellona-Genk, prima però la finalina, terzo quarto posto tra Lugano e Krasnodar. Tentativo con Kondrashenko, la parata di Bonfil. Ancora Kondrashenko va a prendersi questo pallone. Non riesce a evitare il ritorno da parte di Torrens. Gran numero di Golubkov. Palla dietro. Castellanos salva tutto. Attenzione, ripartenza del Barça. Castellanos si apre Kluivert. Lo serve adesso. Eccolo Shane Patrick Kluivert, che potrebbe calciare, arriva in spaccata a mettere il pallone in calcio d'angolo Kuzmenko. Il calcio d'angolo verso Castellanos. Non la tiene in gioco qui Torrejas. Golubkov. Gran palla verso Kondrashenko. Fermato però da Giordana. Rinvio di Bonfil. A cercare Torrejas, che riesce a colpire ma non benissimo. E la Kuznetsov prova a superare in scivolata Saez. Kluivert, ancora Torrejas. Castellanos. Giordana porta via palla Golubkov, ancora Golubkov. Giordana si riprende il pallone, semina tutti, lo mette giù Kondrashenko. La punizione per il Krasnodar, 22 minuti di gioco, sta per finire anche questo, questa sfida che decide dunque chi giocherà la finale. Siamo 7-0 per il Barça, direi che è piuttosto chiaro. Dalla distanza qui ci prova Golubkov. La parata di Bonfil, non ha subito neanche un gol fin qui il Barça. Un solo pareggio in tutte le partite, lo 0-0 contro il Lugano. Saez vede Kluivert, l'altruismo di Saez. Kluivert si va a riprendere il pallone dopo la deviazione. Castellanos potrebbe anche calciare da lì. Serve invece Giordana che arriva a destra.
Ancora verso Castellanos, pallone che passa. Tentativo di Torreyas, pallone fuori di un niente. Vicino all'8-0 il Barça. Tanto pallone dietro per il secondo portiere Cerednikov. Largo da Melnikov, che allontana sui piedi però di un giocatore del Barça, specie Bernal. L'anticipo perfetto, poi Saez, attenzione, c'è Kluivert, pallone per Kluivert ed è bravissimo, a mano aperta c'è Rednikov a dire di no a Shane Patrick Kluivert. Saez dalla bandierina va dentro per il controllo così così da parte di Torreyas. Attenzione Nasraki, Nasraki col sinistro, la deviazione, palla fuori vicino al suo quarto gol. Nasraki. Tentativo da calcio d'angolo battuto da Kluivert, poi la girata. E finisce qui, dunque in finale ci va il Barcellona che vince 7-0 contro il Krasnodar. Krasnodar che rimarrà in campo e giocherà tra poco contro il Lugano per il terzo e quarto posto e poi finale per il primo e secondo posto Barcellona-Genk, tra poco.